Amici di Canale Caccia.tv, siamo a Caccia Village edizione 2024. Sono all'interno dello stand Beretta, ma siamo in un'area particolare, sono con Silvio Zavaglio. Tu per tanti anni sei stato il responsabile della Beretta Gallery, caro mio, per cui nessuna persona meglio di te potevo beccare per parlare dell'area lusso, dell'area personalizzata, di quello che è il progetto PB Selection. Progetto PB Selection, che è partito quest'anno. Chiaramente con PB Selection vuol dire che il cliente deve essere seguito in tutto e per tutto. Fa parte della PB Selection diciamo la gamma alta di Beretta, partendo dal modello SL3 per i sovrapposti, il nostro mitico SO5, SO6, l'SO10 e il nuovo entrato, che è l'SL2, è il fucile da tiro. Una bella soddisfazione qualche giorno fa, perché tac, pronti, è arrivato via subito il primo cliente. Il primo ordine fatto. Stiamo parlando di armi eccezionali che chiaramente vengono fornite al cliente con tutte le possibili customizzazioni del caso, quindi il cliente viene coccolato, diciamo. Assolutamente, e non solo per quanto riguarda il fucile, quindi la piega, il legno, la scelta del legno, la scelta della lunghezza delle canne, le finiture delle bascule, le varie incisioni fatte a mano, e adesso si è aggiunta anche il fatto di poter scegliere anche la parte esterna, cioè la custodia, che è comunque proprio a 360 gradi il servizio. Sì, anche la parte esterna, quindi la custodia, con uno spazio dedicato sempre più grande, sempre più customizzabile, nel senso che la valigetta che uno può immaginare noi la facciamo. Addirittura abbiamo fatto questa valigetta con delle incisioni. Se uno è anche un po' interessato al nostro prodotto e va a cercare gli one-off, vuol dire che per ogni anno viene fatto un fucile dedicato. L'anno scorso è stato per Copernico, sì. Abbiamo fatto quella doppietta bellissima, con tutti veramente i pianeti, bella, sì. Spettacolo. Sì, con i pianeti era veramente uno spettacolo. Con questa nuova finitura di colorazioni, la scelta anche delle colorazioni importanti, abbiamo fatto un lavoro anche con l'anno prima con il fucile che si chiamava Tutankhamon, con la scelta anche della valigetta che fosse come il sarcofago, quindi diciamo così, un lavoro costante alla ricerca del particolare, di cosa voglia anche un cliente, che cosa si aspetta da noi, che è estremamente importante. Beh, che poi sono delle soluzioni che vengono dall'ampia tradizione PB, non per niente sta per Pietro Beretta. Tu sai che nel 2026, sì, saranno 500 anni di storia. Quindi, io lo ricordo spesso, la famiglia Beretta è una delle 5 famiglie che per più lungo tempo è detentrice di, sì, un brand. Siamo le più antiche al mondo. Mondo, sì. E rientra nel novero delle prime 5. Assolutamente, sì. Quindi parlare di tradizioni in casa Beretta è come praticamente scoprire l'acqua calda. Guarda, diciamo, quando vengono, che poi li seguiamo anche per la parte, io chiamo un po' più turistica dell'azienda, dove Sì, è bellissimo, anche sul museo in villa. In museo uno riesce a capire quanto lavoro e quanta storia c'è dietro, quanta ricerca anche di cosa è successo 500 anni fa. Sì, sì. Sono cose talmente importanti sia per l'azienda ma anche per il pubblico. È una vera e propria soddisfazione. Bene, magari non tutti potranno permetterselo, però tanti vogliono vederle, quindi c'è anche un sito dedicato. C'è un sito dedicato, però se se lo vogliono permettere mi contattano il nostro gruppo e sicuramente troveremo una soluzione adeguata per le loro esigenze. Verranno a trovarci in azienda. Assolutamente. Bene, non ti lascio qui perché con te voglio parlare anche di tiro, quindi torniamo a una tecnologia che poi, parliamoci chiaro, la tecnologia che usate di là la riversate anche di qua. Assolutamente. Cioè, è la cosa più importante, come nelle macchine di Formula 1, esatto, da, lì, guarda, si, da lì si arriva a fare una macchina di serie con determinate caratteristiche, la stessa cosa è per le armi.
assolutamente. Benissimo. Le armi, okay, da caccia. Ci spostiamo nell'altra area dello stand. Vediamo di là.